Allora, oggi è domenica 8 aprile e da qualche ora la Roma per 2, la Garmin Roma per 2 2018 sarebbe dovuta essere on the way, no? In navigazione lungo il Tirreno, la Transtirrenica. Però le barche sono in porto. Noi siamo con Alessandro Farassino, che è il presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano, e Fabio Barrasso, che è il presidente del comitato di regata. E adesso ci facciamo spiegare bene i motivi di questo rinvio, che già era un po' nell'aria nel briefing di ieri e che questa mattina alle 9.30 è stato confermato, e anche un po' le prospettive di quello che sta succedendo, di quello che potrà arrivare nelle prossime ore, perché è un'edizione un po' particolare dal punto di vista meteorologico, poi con un focus che faremo molto interessante su un nuovo sistema che riguarda un aspetto nevralgico delle regate offshore, cioè la piombatura dei motori, che dopo varie esperienze che ci sono state negli anni precedenti proprio qui alla Roma per due, abbiamo trovato forse una, diciamo, soluzione ottimale. Cominciamo con te, presidente, che insomma, da presidente, padrone di casa, papà di tutti, in qualche modo hai vissuto intensamente anche il rapporto tra i velisti e questa decisione che stava per arrivare. Sì, in effetti è vero. Diciamo che non abbiamo accontentato o scontentato nessuno, in realtà. Tutti aspettavano e si aspettavano da noi un atto di coraggio, nel senso di prendere una decisione che è sempre brutta, di procrastinare una partenza di una regata così importante, poi la prima regata del circuito italiano offshore. Insomma, c'erano tante componenti che remavano contro questa decisione. L'abbiamo presa perché con l'ultimo aggiornamento meteo, attraverso l'aiuto di Ambrogio Beccaria, abbiamo potuto confermare lo stato di questo fronte freddo che si incunea prepotentemente in una situazione anche abbastanza rara per il Mediterraneo, ma comunque molto 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 pesante. E alla fine io penso che la decisione sia stata corretta. Al briefing di stamattina gli equipaggi hanno applaudito quella decisione, quindi questo ci consola un attimino. Anche noi, girando per le banchine, devo dire che abbiamo raccolto questo tipo di reazione positiva, cioè diciamo una, in fondo, organizzatori e partecipanti di una regata offshore, già andare per mare per tante miglia, tanti giorni e tante notti, sono in qualche modo sulla stessa barca, fanno parte di uno stesso gioco, e quindi ci si riconosce e ci si scambia anche una forma di cultura marinara, quindi la prudenza in mare non è mai troppa. Parlavi di rinvio di regate, nella storia io ricordo regate importantissime, una mini Transat è stata rinviata per quasi un mese, lo ricorderai forse tu da ufficiale di regata, sono state rinviate nella storia regate famose come Jacques Vabre, Rudy Room, quindi Ostar, quindi diciamo non si deve mai avere paura di questo. Spiegaci tu adesso invece le ore della tua decisione, no? Questa ieri sera tardi, stanotte, stamattina, il momento del briefing, e poi cominciaci a dare già degli input su quello che sarà, perché domani mattina, per il momento la decisione è il rinvio di 24 ore, quindi partenza lunedì 9 alle 12, però non è detto che sia l'ultima decisione. Quest'anno è il 25ennale della manifestazione, il 25 anni le nozze d'argento del Circolo Nautico Riva di Traiano con i concorrenti della Roma. Quello che assolutamente volevamo era riuscire a partire con il piede giusto. La legge di Murphy ha colpito. E secondo me anche quando si vuol far bene bisogna sempre tenere di vista quella che è la sicurezza. Questa situazione che ancora da adesso qui almeno non vediamo, ma che stanotte oramai è conclamato che avverrà, avrebbe preso le barche e avrebbe portato a fare probabilmente dei grossissimi guai, se non peggio, per cui abbiamo preferito bypassare di almeno, speriamo, solo una giornata. E come è maturata la decisione? La decisione è maturata nel momento in cui le previsioni hanno cominciato a essere un po' più ravvicinate con i termini della partenza e ad avere una certa validità, perché ovviamente parliamo di previsioni, non parliamo mai di certezze del tempo, parliamo di previsioni, per cui uno spera sempre di riuscire a leggere a distanza qualche cosa di errato che poi piano piano, avvicinandosi al momento giusto, invece venga modificato per quello che è la speranza di tutti quanti.
A questo punto le 24 ore sono state confermate, si punta a un discorso di domani sapendo che se non c'è una modifica importante il problema passerà da un primo problema a un secondo problema. Il primo problema era questo mini ciclone, il secondo problema è dell'eredità che questo mini ciclone ci porta, ovvero sia un'onda tanto importante quanto problematica per uscire dal porto nella probabilmente unica direzione che giustamente ci mette nei problemi da questo libeccio, che ponente libeccio che probabilmente domani troveremo. E qui si introduce la soluzione di questa novità che riguarda le piombe, perché una volta si piombavano i motori in porto e si usciva al traino, una volta, ma tutt'oggi in tante altre manifestazioni analoghe. Questa volta invece si è inventato un sistema per cui ognuno può uscire con il proprio motore e poi successivamente, nel momento in cui lo spegne, provvedere da solo a impiombare, diciamo così. Ci racconti, ci spieghi questa soluzione? Ma diciamo che alla fine il sistema è semplice, nel senso che speriamo di averlo reso semplice. Le barche sono già completamente predisposte per definire la piomba, ma hanno solamente, dopo che appunto sono uscite con i loro mezzi, da mettere a segno l'ultimo sistema di piomba. Il sistema di piomba, tanto per intenderci, è molto simile ai sistemi a frizione dei laccetti di plastica, soltanto che qui invece parliamo di cavetti d'acciaio da 2 mm e rotti di spessore con un nottolino di sicurezza codificato in nylon. Ci siamo inizialmente affidati a questo primo sistema e poi ci siamo resi conto che effettivamente è importante avere una certificazione del mancato inserimento della propulsione in avanti, ma anche la sicurezza va salvaguardata. Abbiamo inserito un sigillo intermedio di sicurezza, definito così strappabile, che praticamente non ha la necessità di essere diciamo rimosso dal motore, per cui arrivando al motore con ferri, con problemi, con luce eccetera eccetera, ma solamente azionando la propulsione in avanti dalla leva di comando in pozzetto, per cui in un secondo praticamente si ottiene quello che uno ovviamente desidera, ovvero sia ad avere la manovrabilità anche a motore se la cosa serve. Diciamo che subito fin dall'inizio questa scelta probabilmente potrà essere ben apprezzata e spero che non serva, ma comunque semmai servisse è presente e questo ci diciamo rassicura tutti riguardo eventuali problemi che si possano creare. Insomma, in conclusione, Presidente, avere anche professionalità del genere, avere la possibilità di studiare, progettare e realizzare soluzioni tecniche e tecnologiche a problemi dei velisti, per un organizzatore giunto alla veneranda 25esima edizione di una regata importante come questa, il Circolo Nautico Riva di Traiano, insomma, ha nel suo DNA la storia di aver fatto la storia di questa transtirrenica in doppio e quindi della vela offshore in Italia. Quanto è importante avere anche questa cosa, queste professionalità in squadra, e quanto è importante anche comunicarli ai velisti per coinvolgerli sempre di più negli eventi del circolo? Beh sì, la comunicazione che facciamo è importante, ma è a valle di queste professionalità che tu dici, che hanno perso tempo, sonno, probabilmente anche denaro per studiare i sistemi più opportuni e più sicuri. Ma guarda, anche il sistema di tracking che utilizziamo è un sistema consolidato che usano tutte le grandi regate offshore nel mondo. In più noi abbiamo un problema legato alle zone interdette per poligoni di tiro e quant'altro, e queste zone sono state inserite nella schermata dei tracking, visibili a tutti, certificati dai Lloyd Register con uno scostamento molto, molto basso rispetto alla realtà, entro gli 11 metri, potranno essere usati sia come strumento di sicurezza da parte dei regatanti, che in tempo reale vedono dove sono. Oltretutto il segnale arriva
tranquillamente, perché queste zone sono sotto costa, quindi non ci sono problemi di non ricezione eventualmente del segnale. E, insomma, abbiamo utilizzato anche nelle piombe che ci spiegava Fabio Barrasso un sistema per certificare l'avvenuto sigillo con delle app che abbiamo trovato, che Fabio è riuscito a procurarsi e che forse magari lui ti può anche illustrare meglio. Comunque, diciamo, sono delle app che ci daranno la possibilità di accertare a che ora e a quale posizione di latitudine e longitudine questa piomba è stata consolidata. Quindi, insomma, vedi che quando io dicevo tecnologia, non era a caso, nel senso, effettivamente c'è una ricerca dietro, c'è un pensiero, c'è una progettazione e ci sono le soluzioni. Avrete capito, amici, che da casa, che praticamente la Garmin Roma per 2, Roma per 1 e Roma per tutti 2018 è in corso, altro che non partita, è in pieno svolgimento. Ci sono in banchina barche che stanno facendo manutenzione, approfittano e sono molto contenti di poter fare dei lavori sui quali erano in ritardo. C'è chi sta dormendo, che è un'altra parte importante del lavoro, tant'è che si fanno i corsi di sonno per i navigatori prima della Garmin Roma per 2. Quindi, e diciamo, presidente del circolo e presidente del comitato di regata sono di fatto al lavoro. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore, avrete degli aggiornamenti, avremo tutti degli aggiornamenti. C'è persino qualche eventualità, perché lo sviluppo meteo continua a essere convulso. Dopo il fronte freddo ci sono fronti occlusi, ci saranno momenti di bonacce, forse altri colpi di vento, non si sa bene come e dove, quindi c'è già una prima proiezione che parla di possibile accorciamento del percorso, di possibile modifica del percorso. Insomma, è interessante, diciamo che io la concluderei così, la lascio open, anche perché voi da casa sapete che potrete seguire tutto su Seili, quindi state collegati perché noi vi aggiorneremo su tutto quello che accadrà. Grazie presidente Farassino. Grazie a voi. E grazie al presidente Barrasso. Grazie a voi, e fateci auguri di buon vento, che ne abbiamo bisogno. Buonissimo vento alla Garmin Roma per due.